Piero Gross, responsabile del programma Noi 2006, in realtà stiamo facendo una piccola operazione nostalgia, ti abbiamo fatto vedere queste riviste con le tue grandi vittorie, la prima vittoria, l'ultima vittoria della tua carriera, ma lo sci degli anni 70 che hai vissuto tu è così diverso da quello degli anni 2000? Beh, dal punto di vista tecnico sicuramente è cambiato tantissimo. Se pensate che io quando ho vinto Val d'Isère la mia manche era di 79 porte, l'altro ieri Vaudemiller ha vinto un gigante di 50 porte, quindi è cambiato completamente la filosofia, ma sono cambiate le piste, sono cambiati i materiali. Insomma, dal punto di vista tecnico c'è stata una grandissima rivoluzione, soprattutto in questi ultimi 10 anni. La voglia di fare però dei giovani è sempre quella, e tu ti occupi di giovani perché ti occupi di volontari, e i volontari del programma Noi 2006 dovranno essere in gran parte giovani. Ma sì, io ho avuto questa grande opportunità, anche questo grande privilegio di occuparmi di questa cosa. I volontari, 20.000 persone che saranno assolutamente indispensabili per organizzare i giochi, e giornalmente ho contatto con persone che anche hanno visto le mie gare in quegli anni, quindi molta gente che ricorda con grande piacere quei momenti, quindi in un certo senso sono agevolato anche nel trasmettere, insomma, questo entusiasmo e questa grande opportunità che il nostro territorio ha, dall'Italia ma soprattutto noi piemontesi, soprattutto le due valli. Sono partiti gli sport in venti, il territorio che si prepara alle Olimpiadi. Un tuo primo giudizio, com'è il clima che si respira? Ma io direi, indipendentemente dalle polemiche che ci possono essere, più o meno giuste, io non entro nel merito, non è questo il problema. Io dal punto di vista organizzativo credo che le cose stiano andando molto bene, le strutture si stanno costruendo, stanno finendo, tutti i processi che riguardano il toro, quindi 800, 1000 persone che stanno lavorando, stanno andando avanti bene. I test event o sport event, come si vuol dire, stanno andando bene, questo è importante. Io sono convinto che saranno belle gare, a partire appunto dalla Coppa del Mondo di Sestriere, ma tutte le altre gare, per arrivare anche alle gare dei Paralimpici. Dunque io da quel lato sono molto tranquillo, sono certo che tutti quanti, insomma, sapremo dare il meglio e organizzeremo dei bei giochi.